Che cosa viene in mente? Che cosa viene in mente? Oggi segniamo la storia. Giochiamo, vabbè, ci dobbiamo divertire. Faccio la carbonara. Come la faccio io? Quindi, non dovete criticare, come al solito. Abbiamo uova, guanciale, pecorino, un po' di parmigiano, perché non si sa mai se il pecorino è troppo salato e noi ci abbiamo subito, tac, la mossa. Poi, spaghetto, assolutamente lo spaghetto, a me piace lo spaghetto, poi potete fare come volete voi, rigatone, mezza manica, rigata, liscia, come vi pare a voi, siamo liberi, l'importante è fare una cosa buona. Allora, andiamo qua, subito io metto il guanciale tagliato. Allora, parliamoci chiari, a me mi ci piace il guanciale, però qua si parla di qualità. Anche una pancetta tesa, non affumicata, solamente pepata e di grande qualità va benissimo ugualmente, perché dobbiamo essere anche sinceri, non c'è una storia su questo piatto, è soltanto un qualcosa che è stato tramandato di voci, ma non si sa esattamente chi l'ha fatto. Se realmente l'avessero fatto gli americani nella seconda guerra mondiale, che volevano fare la pasta e ci hanno messo dentro lo scramble con il bacon, era affumicata. Quindi non dobbiamo essere integralisti, dobbiamo farla buona, e per farle buone noi le cose lo sappiamo come si fanno, con la roba di qualità. Allora, qui già ci siamo visti sulla gricia, deve essere così, lo dobbiamo far ben, diciamo, appassire, far diventare croccante. Però ho detto l'altra volta pure, mi raccomando, sti bastoncini di liquirizia, basta, croccante sì, ma non deve essere un bastoncino di liquirizia. Quindi vediamo un attimino, piano piano lasciamo fare intanto questo. Io lo abbasso, lo metto a, vediamo un po', a 7, guarda, a 6. Nel frattempo facciamo la cremetta bull, ok? Allora, la mia regola è, siamo in due, io e te, appunto, un uovo o un rosso. Siamo in tre, due uova e un rosso. Oggi siamo in tre. Non vi dico chi c'è. Vabbè, allora due uova intere, va bene, così, e un rosso. Guardate che sono belle queste uova. Separo il bianco, qua, così. Allora, l'uova sempre tutta roba buona, perché tanto è veramente una ricetta semplice e dobbiamo farla con le cose buone. Poi abbiamo detto pecorino, guardate, quello va bene così, guanciale, pecorino abbondante, e mi raccomando, non sta stagionato, a me non piace, no, troppo stagionato, il giusto. Ecco, parmigiano, un po' ce lo metto. Sempre vedete com'è, lo sapete, no? Come la penso. Va grattato bello, sottile. Mi raccomando. Poi, carbonara. Sicuramente questo ce l'ha il nome, perché tanto, aiutatemi a dire tanto, tantissimo, pepe nero. E andiamo, io vado così. Ci siamo, eccoli qua. Allora, qui il guanciale si sta facendo, intanto butto la pasta, anche la pasta poca ma buona, mettiamo qua dentro spaghetto, come abbiamo detto, però non c'è limite, anche la pasta all'uovo, anche la pasta e farina, godiamo. Allora adesso, poi qui stiamo andando avanti, guardate qui il pepe, abbastanza. Ne metto un altro po' di pecorino, bella ricca, perché questo qua è un piatto unico, quindi mi viene in mente una cosa così che ho scritto per voi oggi: per fare una vita meno amara te puoi fare anche una carbonara, vai. Adesso sfumiamo, però prima di sfumare questo grassetto io levo il guanciale. Venite qua, guardate, ecco, guarda che bello, eccolo.
qua. Così, così. Adesso sgrassiamo quello che è il grasso. Diamo un tocco di acidità. Vai, vino. Facciamo lavorare tutto. Mescolo la pasta. Allora, questa è una pasta, diciamo, che tutti sanno fare, ma che realmente non la sanno fare. Perché c'è da essere una cosa. Dolcezza, senti la dolcezza dell'uovo, del rosso, del giallo, poi senti il pecorino, poi senti il guanciale che tiene voglia di mangiare sempre quel pezzetto di guanciale, andarlo a trovare perché ti diverte, no, averlo sotto i denti. È una pasta veramente complessa e complicata, perché adesso vedete il complicato dove sta. Non si deve fare la frittata, ma nemmeno mi dita l'uovo crudo, eh? Oh, ricordati, non mi dita l'uovo crudo. Quindi questo è importantissimo. Adesso evaporo tutto quanto il vino. Adesso concentrazione, aspetto anche la musica. È il momento più... il momento con la clou. Il clou di tutta quanta la ricetta. Quindi mettiamo la pasta qua dentro. Le facciamo già insaporire con questo grassetto, no? Con questo grassetto. Eccolo qua. Lasciamo bene insaporire tutto con quel grassetto che abbiamo tenuto. Poi mettiamo sempre un po' di acqua, così non li facciamo friggere. Così, piano piano, così. Così. Piano piano, vedete, bella al dente, eh? Che profumo, ecco, vedete, già la pasta è quasi cotta, è quasi ultima della cottura. Adesso, in questo momento, proprio in questo preciso istante, vedete, qui si è tirato tutto, spengo il fuoco, spengo, ma lo posso anche abbassare, facciamo così, lo abbasso. Questo è quello là per uomini che hanno coraggiosi. Vedete un attimino, gli uomini coraggiosi lo fanno qui, in padella, ok? Ops, questo non scappare. Guardate. E adesso la coccolo un pochino, vedo? Guarda che bella, mamma mia. Vai così. Guardate qua. Devo stare attento, bravissimo. Qua. Fate i furbetti così, un goccetto d'acqua, poi dal fuoco. Signori, guardate qua, ci siamo. Sentite il rumore qual è? È il solito. Quando è questo rumore è perfetta. Qualsiasi pasta. Allora, adesso sento che sta bene di... Mamma mia. Perfetto. Eccolo qua. Allora. E adesso sentiamo se è quello che immaginavo. Aggressiva. Maschio, ma non tanto. Non so voi. Che sabato. Buon sabato a tutti e buona carbonara a tutti. Che vita. Guarda qua di roba. Mamma mia. Vai, tieni.